Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un nuovo video su un gioco che avevo già portato tempo e tempo fa. Il gioco è Barotrauma e oggi voglio affrontarlo in compagnia di Ibu90. Ciao a tutti. Che mi accompagnerà per vedere, fare una piccola missione e andare a vedere com'è diventato Barotrauma dopo così tanto tempo. Ricordo, il gioco adesso è sviluppato e distribuito dai Daedalic Entertainment, quindi un grosso distributore. Il gioco non è assolutamente male, lo avevamo provato tempo fa dove aveva dei ragdoll paurosi, quelli li ha ancora, ma sembra comunque evoluto tantissimo dal punto di vista dell'interfaccia. Ora ci troviamo nell'hosting di un server dove possiamo andare a scegliere varie modalità e tutti i vari sottomarini. Ogni sottomarino viene indicato come, diciamo, nella sua classe: Scout, Shuttle, Attack, Deep Diver, e il numero di persone richieste. In questo caso giocheremo con un bot che probabilmente diventerà, spero, un assistant che possiamo fargli fare un po', diciamo, tutto. Io farò il capitano e tu invece cosa farai? Ho preso l'ingegnere. Ok, poi spieghiamo man mano quello che si può fare, cercheremo di vedere un attimino il potenziale del gioco. Si può giocare in sandbox dove non vi dà nulla da fare, quindi vi cercate voi le missioni, missione dove scegliete una missione da fare, mentre invece la campagna va a prendere proprio una serie di, cioè una partenza fissa da una stazione dove si vanno poi a fare delle varie quest principali e non. Lo iniziamo col Dugong, appunto. Scusate, lo Shuttle è un sottomarino piccolissimo, gestibile anche da una sola persona. E a me è capitato di controllarlo quando io ero morto e avevo scelto di ripartire dopo 5 minuti con dei malus. E mi sono trovato a bordo di uno shuttle e ho raggiunto i compagni, insomma. Ed è un gioco che diventa un'autentica figata se avete dai, diciamo, 2, 3 fino ai 5 amici, perché comunque è figo. Potete giocarlo anche in modalità. Vabbè, adesso qua devo uscire, non ve lo faccio vedere. Ma c'è la possibilità, ah no, è qua, la modalità traditore, quindi diventa una sorta di Among Us. Quindi giocate la vostra missione, uno magari vi mette il C4 nella sala motori, insomma, roba del genere. Comunque, io direi ready to start. Se sei pronto anche tu, iniziamo. Sì, Qua abbiamo i prontissimo. soldi, partiremo dalla stazione subacquea. È un mondo ambientato su, mi hai detto, Titano? Europa. No, Europa, ok. Ed è completamente immerso nelle profondità dell'oceano, insomma, se così si può chiamare. E lo stile è un po' quello di Lovecraft, quindi ci sono creature strane, pesci aggressivi, pirati anche, a quanto pare. Ok, partiamo e abbiamo il nostro personaggio. E abbiamo anche Tania Mezza, che è un assistant. Ok, perfetto. Io adesso do il compito a lei di seguirmi, gli dico follow e mi seguirà. Ok, gli ho dato il compito, ok. Andiamo ad accettare subito una missione. Lo spettacolo del... Mamma mia, se fa parkour. Lo spettacolo, diciamo, è quando attivate cose che non dovete attivare, tipo i portelloni di scarico acqua di accesso sull'esterno e quindi l'acqua entra all'interno, insomma, e mettete tutti in pericolo. È molto figo perché dovete gestirvi proprio il sottomarino con amici. Allora, e se ognuno deve fare il suo, insomma. Qua possiamo accettare una missione. Vediamo un attimo che cosa ci dà. Ok, sbloccato VIP transport. Direi che può andare. Credo che la missione ce la troviamo già a bordo, credo. Sì. Torniamo giù. Adesso, ecco, andiamo, scendiamo, vedete che qua ci sono... No. Non sei tu che stai salendo, vero? No? No, io sono già dentro. Ok, devo trovare dov'è l'entrata. Ma basta che clicchi su map, secondo me partiamo senza bisogno di scendere fisicamente. Mappa. Sì, che accetti la missione. Aspetta. Charter, reputation, perché poi ci sono anche le reputazioni con le varie città. In base alle missioni che fate, ottenete con le varie fazioni le amicizie, insomma. Ecco. Ok, siamo a bordo. Dove sei tu?
Piano di sotto, diciamo. Ah no, aspetta, io sono finito nelle pompe dell'acqua, direi che ho sbagliato. Devo trovarti. No, ma mi ripeti come si apre la mappa, perché... In alto cerchi lo schermo, hai mappa e dovresti selezionare la città. Aspetta che continua a cadere. Mamma mia, è sempre rimasto uguale come cosa. In alto, ok. Dobbiamo andare... siamo qui, VIP Transport. Selezioniamo e Start. Selezioniamo... Ah, abbiamo due missioni. VIP Transport sì, esatto. E Medical Item. Io faccio fare i Medical Item perché è una stellina sola. Perché è un teschio solo, esatto. Sì, esatto. Facciamo quello, dai. Ok, partiamo. Ci lascia lui in automatico l'attracco e parte con questo caricamento. E quindi adesso partiremo con il sottomarino spento. Boh, chi lo sa, vedremo. Può darsi, e vado a accenderlo se è spento. Tu in pratica ti occuperai, io guiderò e tu ti occuperai, e si è spento. Dove sei che ti seguo così facciamo vedere un pochino come funziona. Allora, sono al piano di sotto nella zona centrale. E non ho la torcia. Mannaggia. Qua vedete che abbiamo il comando. E qua possiamo da qua guidare il sottomarino e soprattutto vedere le viste degli apparecchi accesi, ma soprattutto anche scrivere, tipo vogliamo la wrench, quindi la chiave inglese, la selezioniamo e ci dice dove si trova, ma al momento non c'è, lo vedremo dopo. Qua abbiamo tutti i vari allarmi, quindi se Ibu farà qualche disastro, insomma, si accenderanno le varie luci degli allarmi. Ok, sei qui? Sì. Ok, è ancora imbarazzante il modo in cui si abbassa il personaggio, ma ci possiamo passare sopra. Vai. Ci sono i periscopi per sparare. Sì, ce ne sono due, uno sotto e uno sopra. Ok. Adesso io sto scendendo. Da dove? Dall'unica scala per scendere. Sì, ma sei andato via, quindi non ti ho visto. Ecco qua. No, questa è una delle sale di smaltimento acqua, credo. Veniamo a vedere dove sei, così. Dovresti, eccola qui. Ah no, forse io vedo l'icona del reattore, ma perché sono ingegnere. Okay, questo è il reattore e Ibu adesso darà energia al sottomarino. Forse. La cosa interessante, ok, l'ha acceso. E quindi adesso si accenderà tutto. La cosa interessante, vedete che ci sono questi cavi rossi e blu. L'ingegnere, se non sbaglio è lui che lo fa, può cablare i vari sistemi. Nel senso che se un sistema dovesse danneggiarsi, non abbiamo le cose per ripararlo, ma c'è un qualcosa di vicino che possiamo adibire alla stessa funzione, prendiamo il tool e il filo e l'ingegnere tira il cablaggio. Oppure vogliamo creare un nuovo sistema di allarme che ci comunica quando, cioè, non so, vuole installare delle nuove batterie che riforniscono un nuovo circuito elettrico all'interno del sottomarino, lo facciamo cablando. Vedete che ci sono tutti i cavi. Ok, adesso è tutto acceso, giusto? Sì, da quanto ho capito tutti possono fare tutto, sì. Ma in base al tuo livello di abilità può essere che l'azione non abbia successo. Tipo, okay. Ho provato a tirare dei cavi non con l'ingegnere e mi sono fulminato. Ah, ok. Infatti vedete qua che poi premendo A, ci sono le skill, insomma, quelle che abbiamo visto. Premendo H vedete anche lo stato del vostro personaggio, se ha delle parti rotte, delle parti ferite. Qua possiamo andare ad equipaggiare la divisa da sub e poi lanciarci fuori. Eventualmente qua c'è l'infermeria dove possiamo avere anche i medici, insomma, quindi. Ma riesci a dare il comando a lei di fare un po' tutto? No. Cos'è che faceva lei prima? Possiamo metterla alle armi. Alle armi, o poi eventualmente la cambiamo e la mettiamo in manutenzione, quindi esatto. Operate e poi weapons. Ok, sotto o sopra? Sotto. Sotto, ok. E lei va. Vedi che lei ha una coda di azioni in base alla priorità. Ok. Quindi per prima usa le armi, per seconda pulisce che l'ho dato io e per terza il follow. Perfetto, questo non c'entra niente. Dov'è che la... dobevo ancora prendere dimestichezza. Ok, lei è già lì. Io adesso mi metto qui e iniziamo. Vedete che poi ogni cosa ha il suo... Qui c'è un armadietto con all'interno delle cose. Mi prendo la torcia, ho anche la pipa per abbassare lo stress, è una pistola, una sacca di sangue, delle bende. Qua più avanti abbiamo altre scorte e soprattutto qua abbiamo
Ok, no, sempre quelle. Qua dentro invece ci sono altre cose ancora, tipo cacciaviti, uno sprayer, un saldatore, una taglierina plasma e un crowbar. Questa è bellissima se volete forzare una porta che non si apre, soprattutto se siete in profondità e volete aprire per forza la camera stagna, lo fate, ma a vostro rischio. Qua dietro invece c'è uno sgabuzzino dove ci sono i mitra, insomma, e tutte le varie munizioni. Siamo pronti a partire. E ribadisco, deve essere uno spettacolo giocato in gruppo. Qua abbiamo i blocchi con le munizioni, quindi quelle che spara vengono messe qui. E quindi, e qua invece abbiamo i vari gruppi di fuoco e qui il radar. Ma noi andiamo da qua e iniziamo a controllare il sottomarino, che può avvenire in due modi: o dandogli una direzione, quindi gli diamo la direzione di andare in giù, puntando, trascinando, insomma, gli diamo la direzione dove andare, accendendo il sonar attivo, quindi mostrando, come mi spiegavi tu, solo le cose che si muovono col passivo, e con l'attivo invece tutto, ma a discapito della sicurezza, perché ci possono beccare i mostri. Possiamo metterlo in autopilot, quindi dirgli che dobbiamo andare a città di Kimju, giusto? Dobbiamo andare a città di Kimju. Sì, sì, l'unica che ti dà. E me ne dà due, me ne dà Mask City o Kimju. Ma Mask City è qua sopra, quindi direi che dobbiamo andare nell'altra. Ok. Viene guidato in automatico dall'autopilota, ma dobbiamo tenere d'occhio le varie casistiche, le varie eventualità di nemici. Intanto il nostro NPC sta controllando le armi. In realtà potevamo prenderne più di uno e adibirlo uno a medico, uno alla sicurezza, perché ci possono anche entrare dei mostri, insomma. Si vanno a fare anche esplorazioni e varie cose. Comunque, qua vedete, avevo il pannello di ricerca e sto ricercando la wrench, e mi dice che noi siamo qui. Nella stanza a fianco c'è una chiave inglese, lì. Se scrivessi wire, blue wire, perché l'ingegnere ne ha bisogno, io da qui lo guido, gli dico: guarda, il blue wire è di sotto, nella sala macchine, lo trovi nell'armadietto nella sala macchine. Mentre l'electrical view, vediamo tutti i pannelli elettrici che ci sono, tutte le cose alimentate, e qua invece abbiamo lo stato generale con i serbatoi che ci garantiscono l'immersione e l'emersione. Possiamo fare un report di varie apparecchi rotti, questo è utile per l'equipaggio, ma ricorda moltissimo anche Among Us. Qua possiamo shiftare le batterie, questa non so cosa sia, una bobina di scarico elettrico, e shutdown del reattore. Intanto ci stiamo muovendo, abbiamo fatto già circa 200 metri in mezzo al nulla, perché il sonar non rileva assolutamente nulla. Possiamo darglielo anche direzionale, quindi scegliere noi la direzione, ma direi che teniamo quello. Però non ho capito l'utilità di farlo solo in una direzione, o che sia più preciso, forse più distante, forse, no? Un po' più stealth magari. Ok, abbiamo allontanato, però abbiamo rilevato delle spire, che sono quelle di ghiaccio, frammenti di ghiaccio, che ovviamente, ok. E qua si va e si viaggia. Quello che può succedere nel viaggio, questa è una missione in cui si trasporta, poi ci sono missioni in cui bisogna attaccare in alcune basi subacquee e magari uccidere anche nemici, quindi si gira armati con tutto l'equipaggio. Se uno muore, poi ci sono varie regole, o si rientra o si muore definitivamente o si perde la missione, insomma ci sono varie cose da poter impostare. Io quando ero morto in una partita mi avevo ritrovato su uno shuttle, e lo shuttle l'avevo portato vicino al sottomarino principale, mi ero messo la tuta, ero uscito e avevo raggiunto l'altro sottomarino a nuoto. E qua potete farlo. Adesso credo che non sia accessibile, perché, oh, mannaggia, sono caduto sotto, non sia accessibile. Ah, qua vedete c'è la chiave inglese, me lo diceva appunto che era qua. Potete forzare col piede di porco, però non è il massimo. Qua vedete anche la capacità di carica delle batterie, potete mettere nei vari dispositivi anche delle cose in carica, e l'unico modo per guardare fuori è prendere un periscopio e guardare. Stiamo intanto scendendo. Poi ci sono le falle, c'è la possibilità di riparare le varie cose. Poi, se vuoi aggiungere qualcosa. Ci possono essere gli attacchi dei mostri, possono esserci dei vari danni dovuti alla pressione, e tecnicamente ogni classe è brava a fare una delle varie riparazioni. E se ci provi, io che sono ingegnere, col saldatore in mano, non è detto che riesco.
effettivamente a fare. Vedete che adesso io ho acceso questa cosa dell'airlock e ho caricato acqua all'interno. Cioè questa sarebbe la camera stagna dove chiudo, apro ed esco, ma ovviamente io l'ho fatto in modo totalmente incosciente, l'ho aperto, si è chiuso, è entrata l'acqua, io poi ho cercato di mettermi in salvo, l'acqua tecnicamente dovrebbe essere stata drenata da qualche parte. Comunque io adesso voglio vedere se sono danneggiato o no, però ovviamente la pressione la sento, perché non avendo una tuta, insomma, vediamo che qua c'è dell'acqua, cioè sullo status qua dice che c'è dell'acqua all'interno. Poi in genere ci sono delle pompe che... Tra l'altro c'è anche un importante e imponente editor con cui potete creare il vostro sottomarino. Mi dicevi, Ibu, che aveva più di tot migliaia di pezzi da, sì, da poter... Sì, così a occhio ci siamo stati almeno un migliaio di pezzi. Stiamo finendo addosso a qualcosa, forse? Bene. Sì. Sta sparando! Sta sparando perché ha trovato dei frammenti di qualcosa. Qua vedete, possiamo allontanare la visuale, ma... No, non si vede a cosa sta sparando. Spara ai blocchi di ghiaccio. Quindi sta facendo bene il suo lavoro. Sì. Dice che è in uso da te questo rado. Se vuoi puoi anche far vedere il reattore giù in basso, che dovrebbe aprirlo. Tu devi tornare dal reattore, quindi? No, l'ho appena lasciato, era abbastanza stabile. Ok. Ibu, quello che deve fare è, nel mentre qui... La vita di bordo si svolge normalmente, magari immaginatela anche con 4 o 5 persone in più. Lui deve controllare che non vada in sovraccarico e soprattutto quando le barre si scaricano deve cambiare le barre nucleari, perché il sottomarino funziona a batteria, ma per le funzioni secondarie, per il movimento ha una propulsione nucleare, quindi ha le barre da cambiare, barre che poi si comprano così come l'equipaggiamento nelle basi. Quindi è uno spettacolo, perché se lo giocate su missioni lunghe avete il vostro inventario con tutte le vostre scorte, ma soprattutto poi se le finite dovete fermarvi e riempirle. Siamo arrivati ormai alla città, siamo arrivati quasi alla città di Kimju e abbiamo quasi consegnato. Ho finito quasi la benzina. Ah, ok, quindi tu provvederai adesso a sostituire la barra. Esatto. Ok, lui è sotto di noi, adesso non so esattamente dove. Oddio, abbiamo un meltdown e dovrebbe... Oh cavolo, ci sono problemi di sotto? Sì. Sta prendendo fuoco, vai. Vai. Spegni tutto, spengo tutto io, in caso. Reactor shutdown. Ok. Mamma mia. Non ho niente per poterlo spegnere, però. No, sono quelli con l'estintore. Ok. Quello che è cambiato in questo momento è... Poi mi spieghi cosa hai fatto. ho messo due barre contemporaneamente e non è piaciuto il reattore. Non hai spento il reattore? No. Solo gente selezionata abbiamo assunto. Quello che cambia all'interno della nave è il fatto che l'aria in questo momento... Non mi ricordo più da dove si vede, però non è respirabile. Dalla mappa dove guidi? Lo so, ma adesso è fuori, è tutto spento, quindi dovrai... Anzi, sai cosa facciamo? No, tu fai quello che devi fare, io do il compito a lei adesso di riparare tutto quello che può riparare. Quindi tu continua il tuo lavoro, io adesso stoppo il sottomarino perché c'è il rischio che finiamo addosso a qualcosa. Quindi adesso ci stiamo avvicinando, stiamo anche per andare a sbattere, quindi io dico di mantenere la posizione. Do il compito alla nostra amica di fare manutenzione, quindi fix leaks, repair the damage system. Ok, lei smette di fare e va e riparerà tutto quello che troverà danneggiato. Probabilmente si è danneggiato anche questo perché ha preso fuoco. E intanto vengo sotto. Se si potesse... Hai già riattivato l'energia? Sì, perché vedo le luci. Sì, mamma mia, si è lanciata sotto con una mossa di break. Ah, vedete, sta riparando le varie batterie. Qua abbiamo il reattore, bellissimo, dove solo lui è meglio che tocchi, perché io sono solo il ruolo di capitano, quindi io posso amministrare tutti, faccio un po' di tutto, ma non sono fatto per fare l'ingegnere. E qua invece cosa stai facendo? L'ossigeno. Ho ricaricato le bombole di ossigeno che avevo addosso. E qua c'è il carico di ogni batteria che possiamo vedere, perché in pratica che cosa è successo? Quando è preso fuoco
la parte sotto, la sala macchine, la stanza si è danneggiata, si è creata una sorta di, vedete, la qualità dell'aria, il livello dell'acqua. Qua abbiamo la qualità dell'aria, che prima probabilmente la stanza era segnata in arancione e significa che l'aria era tossica. Ovviamente tutto questo lo abbiamo già testato, adesso confessiamolo, era già successo ed è troppo bello per non farvelo vedere quello che è successo, perché ovviamente è stato dovuto alla nostra inesperienza. E pensate a dover amministrare 3, 4, 5 persone da amici, ovviamente online penso sia infattibile. Pensate al fatto che vi darà la soddisfazione questo gioco di farvi affrontare la campagna con l'esperienza che accumulate missione dopo missione, voi personale, la vostra esperienza personale nel ruolo che fate in gioco. Bellissimo. Qui c'è il water detector, quindi bellissimo, perché questo è sicuramente cablato a qualcosa. Quindi il water detector, se qui si bagna d'acqua, parte l'allarme. Qua poi andiamo a vedere un'ultima cosa, abbiamo anche le manette per i giocatori che vi daranno problemi, ma questo è online, ma purtroppo secondo me non è molto fattibile come cosa, perché secondo me chissà che cosa viene fuori facendo. È un po' devastante avere un traditore in partita, già da solo fai danni. Sì, ma non ha senso, perché la gente è indisciplinata, cioè se tutti giocassero come giocano Among Us, quindi seguendo le regole, io faccio il mio lavoro, intanto saboto qualcosa. Qua probabilmente uno va fuori, prende il fucile e spara, anche se in realtà le porte in teoria dovrebbero essere bloccate, perché vedete che qua in basso a destra c'è la ID card che mi dà accesso a tutto sottomarino, ma su quelli più grossi, in base al ruolo che interpretate, quindi se siete un medico accedete, non avete l'accesso, alla porta non si apre per la sala macchine, ma solo per il in teoria ti ha chiuso fuori. Come? In teoria ti ha chiuso fuori. Mi hai chiuso fuori? O dente, o sì, in base a dove vai. Adesso sto cercando di andare a parcheggiare. Perché sto provando a sabotarti e io col cacciavite sto staccando le connessioni di tutte le cose. Quindi se non hai un ingegnere a bordo, puoi sistemarle dopo. Sì, già fatto. Mi hai staccato cosa? Giusto per capire. No, le porte avevo provato a staccare. Ah, ok. E a livello invece di, diciamo, di cablaggio, che cosa fai? Cioè, è chiara la connessione o devi un pochino prenderci la mano? Cioè, anche solo il rilevatore dell'acqua, a cosa lo colleghi? A una luce? Subito, tipo il reattore a 18 milioni di uscite. No, intendo, se vai in fondo a questo piano, in fondo a destra, c'è un sensore dell'acqua per terra, quello probabilmente va all'allarme, però vediamo se riesco ad attaccare. Tipo già col motore ho power in, set force, con un calcolo velocity x out e condition out da cablare. Vediamo se riesco ad attaccare e consegnarla a quest. Pian piano andiamo su. Ok, abbiamo attaccato, credo. Devi cliccare su dock per attaccare. Dov'è dock? Ah sì, dock, qua. Dock. Abbiamo consegnato la quest. Abbiamo guadagnato reputazione con la coalizione Europa più 10 e anche con Sandmask City. Quindi abbiamo completato la missione e abbiamo ottenuto 960 marchi, che vanno ad aggiungersi a quelli che avevamo già, che erano 2500. Quindi in questo caso ci ritroviamo a Kimju, quindi siamo arrivati qui, abbiamo fatto questo viaggio nelle profondità e siamo arrivati qua. Qua possiamo accettare, seguendo altre missioni, altre quest. Cioè possiamo accettare incarichi seguendo altre fazioni, altri incarichi che possono andare dallo spara, da uccidere nemici, infiltrarci, di missioni ce ne sono tante, questa è la base.
e poi si torna sotto marino. E ovviamente non so se si possa pagare anche per la riparazione, ma di sicuro qua si possono comprare equipaggiamenti per il nostro sottomarino. Equipaggiamenti, scorte, NPC, perché puoi anche arruolare gente in più. E tu puoi arruolarli, no? Non si è vista, oltre alla ricerca che non ho ancora provato, interessante, che ha degli input da mettere materiali probabilmente, e tutta la fase del crafting, che cioè? Il meccanico può smantellare oggetti per recuperare le materie prime e craftarsi cose che gli servono. Lo fa vedere tipo nel tutorial del meccanico, serviva l'estintore, ho preso l'alluminio e cos'altro. Sto allagando la base comunque. Quindi puoi smantellare le scorte che hai a bordo per crearti ciò che ti serve in quel momento. No, hanno la loro camera stagna, quindi vedete che qua aveva una seconda entrata. Io mi sono messo la tuta, quindi non ho problemi, però... E adesso qua avevamo lasciato il portello perché non si può chiudere. Quindi adesso scarichiamo l'acqua tutta all'interno del sottomarino. È un gran bel problema perché l'acqua adesso scenderà all'interno e andrà ad allagarsi. Fortunatamente abbiamo le pompe che vanno a buttare fuori l'acqua. Adesso rimetto la mia giacca lì. Ogni giacca poi ha la sua bombola d'ossigeno. Vediamo se adesso è tutto acceso, ci darà il livello dell'acqua, che qua è... No dai, è già stata drenata tutta. E... No, è tremendamente figo come gioco. Ovviamente dovete avere... giocarlo in 4-5 persone. Sì, me. Ma anche in... Secondo te, dato che so che la domanda arriverà, è giocabile in 2? Sì. Beh, è giocabile anche in single, quindi sicuramente anche in 2. In 2 può essere divertente. L'ideale magari in 3. Sì, però... riesci a dividerti i compiti un po' più... Poi... Giusto per vedere, la crew list è questa, con quello che ci viene detto, tutto quello che fa ognuno. Qua abbiamo l'interfaccia, appunto, quella che si attiva col tasto centrale del mouse, dove diamo gli ordini. Posso dare anche l'ordine a te, vediamo un po'. Movement, follow, Ibu. Ti ho dato un ordine, ma che... Sei a bale, però non mi hai imposto. Di... No, ma ti è uscito però. È uscito, sì, il follow. Qua abbiamo le missioni attive, qua abbiamo le reputazioni, qua abbiamo il sottomarino che abbiamo. Abbiamo Electrical Repairs, abbiamo gli aggiornamenti che si possono fare anche in base. Quindi le riparazioni elettriche, junction boxes. Possiamo diminuire fino a 5 livelli per diminuire il pericolo di incendio. O anche ai resist, cosa sono le resistenze, condensatori, le pompe per aumentarne l'efficienza. Abbiamo l'efficienza delle batterie, delle armi, dei motori, dei reattori, del generatore di ossigeno. E qua abbiamo i personaggi con le abilità, quindi possiamo andare anche a sbloccare le abilità. Sì. E possiamo andare in partita a creare un personaggio nuovo, quindi resettarlo. Insomma, qua abbiamo ottenuto dei punti talento che al momento non ne abbiamo, perché abbiamo 87 di esperienza su 450. E qua vedete invece la quantità di soldi, di marchi, se così si chiamano, che sono stati accumulati durante questa missione. Beh, direi che altro l'inventario, non esiste un inventario, solo questa barra qua sotto in cui possiamo passare da una cosa all'altra. Quindi posso usare la pipa? Sì. Guarda se si rovina l'aria se fumo una pipa qua. No, sembra di no. Però c'è anche il fattore che il capitano, quando dà gli ordini, aumenta le skill degli altri marinai, diciamo. Ah, ok. No, quindi qua magari su... la pipa ti aumenta questo potere, non lo so. Ah, qua quando giocate online potete segnalare le varie zone in cui andare, cliccando qua. Se ci sono, vi recate in un posto e vi dice fuoco, siete nella zona, segnalate il fuoco rimane segnato e quindi l'equipaggio sa dove andare. E qua sotto invece abbiamo l'equipaggiamento, invece quello indossabile, quindi abbiamo la giacca del veterano, che adesso posso anche togliere e buttare a terra o riequipaggiare. Quindi la vado a rimettere. Qua abbiamo il cappello
le cuffie, perché c'è anche la chat in gioco, la chat vocale, e poi la CAD con cui potete poi accedere alle varie zone. Io adesso questa la butto e no, mi dice accesso non autorizzato, quindi devo riprendere il mio pass e rimettermelo in modo che la porta poi si apra al mio comando. Vabbè, direi davvero interessante questo barotrauma o no? Chiedo sì. A te che... Per me sì. Approvato. Molto interessante. Sì, era molto più grezzo quando l'avevo portato in video, avevo fatto vedere, se non ricordo male, dei tutorial, e soprattutto avevo fatto una live ospite da Mirko dove avevamo giocato, ma si rideva tanto del ragdoll così, che in realtà, oddio, c'è qualche problemino forse ancora con le botole, perché bisogna imparare che una volta che si sale bisogna ricliccare sul tastino per chiuderla o aspettare che si chiuda, se no non ne scendiamo più, ma per il resto è godibilissimo. Ovviamente non è semplicissimo perché dobbiamo gestirci anche tutto l'equipaggiamento, quindi anche, vedete, anche qui c'è la gomma, possiamo prenderci... Credo che sulla lunga il fatto di avere dello stock diventi molto importante. Cosa stai facendo? Io niente, sono in piedi. Vabbè, vabbè, stato fisico buono, dai. Va bene, con questo io vi ringrazio, fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao. Ciao a tutti.